E se vi dicessi che è possibile giocare ai giochi di ultima generazione per console e per PC in auto con un joypad nel sistema multimediale della vostra auto, cosa mi direste? Che è possibile o no? O direste: Andrea, che cacchio stai dicendo? Sì ragazzi, lo so, state pensando questo, in realtà invece tutto questo è possibile. E adesso vi spiego come. Basta utilizzare una scatoletta come questa, in questo caso è una Carling Kit, un dispositivo che ho già recensito, che ho portato qua sul canale, vi lascio il link in descrizione. È un dispositivo che ci permette di utilizzare Android Auto, Apple CarPlay in modalità wireless nel sistema multimediale della nostra auto, ma ci dà anche la possibilità di utilizzare Android 13 direttamente nel sistema multimediale della nostra auto senza lo smartphone, quindi un sistema operativo integrato all'interno di questa scatoletta che ha un processore, una RAM, quindi ha tutto quello che serve per funzionare in maniera autonoma. Quindi questo piccolo dispositivo che ha al suo interno Android 13 ci dà la possibilità, tramite il Play Store preinstallato appunto nel sistema operativo, di scaricare qualsiasi applicazione. Quindi andando a scaricare l'applicazione di un qualsiasi cloud gaming di cui noi siamo abbonati, nel mio caso Xbox Game Pass, ma potrebbe essere GeForce Now piuttosto che Amazon Luna, quindi qualsiasi cloud gaming, potremo andare ad utilizzare questa piccola scatoletta per riprodurre appunto i giochi di ultimissima generazione, ripeto ultimissima generazione, anche il gioco che è uscito ieri, se è disponibile nel cloud gaming, di essere riprodotto nel display multimediale della nostra auto. E questo è qualcosa di eccezionale. Ovviamente questa piccola scatoletta, per funzionare, ha bisogno che la nostra auto sia compatibile, o meglio che il sistema multimediale della nostra auto sia di fabbrica compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, se no lei non viene riconosciuta. Ma una volta che questa viene riconosciuta, o anche qualsiasi altra marca, non per forza lei, qualsiasi altra marca, io ne ho portate più di una qua sul canale, avremo la possibilità di giocare ragazzi con un joypad, in questo caso joypad Xbox, ma potrebbe essere un joypad PlayStation o qualsiasi altro joypad che avete già disponibile in casa, che sia un joypad Bluetooth, perché ovviamente lei andrà a riconoscere il joypad, perché ovviamente ha le impostazioni Bluetooth, lei è come se fosse uno smartphone Android, quindi avremo connessione Wi-Fi, avremo con Bluetooth, avremo tutto al suo interno. Però ovviamente il lato negativo di tutto questo è la connessione internet. Per funzionare il cloud gaming ha bisogno di una connessione internet performante, quindi avremo bisogno dei dati del nostro telefono in modalità hotspot, se vogliamo, quindi con la rete 5G del nostro telefono per esempio potremo giocare tranquillamente, o andare a inserire una SIM all'interno di questa piccola scatoletta. Quindi potremo scegliere se usare il telefono in hotspot o una SIM all'interno di questa piccola scatoletta della Carling Kit. Poi ripeto, questo è un video per dimostrarvi che con qualsiasi tipo di iBox è possibile utilizzare i giochi all'interno della nostra auto. E questo ovviamente capisco anch'io che non serve assolutamente a niente, che sia una roba inutilissima, una cosa che proprio non ha senso neanche di esistere, però è affascinante il fatto che si possa fare al giorno d'oggi anche questo. Essere in auto davanti al display della nostra auto che abbiamo già all'interno del nostro cruscotto della nostra auto e giocare con un semplice joypad ai giochi di ultimissima generazione stando seduti in auto. Lo so, non serve a niente, non serve a niente, ma è davvero troppo troppo affascinante. Ma direi che a questo punto ho già parlato fin troppo e iniziamo a vedere come funziona il cloud gaming in auto. Partiamo. La prima cosa da fare ovviamente è entrare in Play Store e andare a cercare l'applicazione di cloud gaming a cui siamo già abbonati, nel mio caso Game Pass o altrimenti GeForce Now piuttosto che Amazon Luna, e utilizzarle all'interno di questo sistema multimediale con installato Android. Quindi una volta installata l'applicazione del nostro cloud gaming, non ci resta che andare a fare l'abbinamento del controller. Quindi basterà entrare in impostazioni Bluetooth, dopodiché andiamo a selezionare altro dispositivo. E qua vedete che fa la ricerca dei dispositivi che abbiamo attivato il Bluetooth, quindi nel mio caso vedete Xbox One Controller, quindi io lo vado ad accendere, faccio l'abbinamento classico con i tasti di abbinamento e a questo punto avrò il mio Xbox Controller che comunicherà. Infatti vedete che io adesso muovo il tutto dal controller, oltre ovviamente al touch, quello che sono le impostazioni. Adesso torno fuori da questa schermata, ovviamente questa procedura si fa una volta sola, quindi vado nelle applicazioni, vado a selezionare Xbox Game Pass
Ed ecco qua che abbiamo Game Pass, quindi posso scegliere PC, console o cloud, che ovviamente è quello che ci interessa a noi. Quindi cloud ci dà la possibilità di utilizzare tutti i giochi disponibili sul Game Pass tramite ovviamente uno streaming, quindi non è più necessario avere una console o avere un PC, non bisogna avere niente di tutto questo, ma potremmo utilizzare qualsiasi dispositivo, in questo caso Android, con un sistema operativo Android che ci permetterà di giocare, ragazzi, all'interno del sistema multimediale della nostra auto. A questo punto non ci resta che andare a selezionare Xbox Game Pass, entrare col nostro account, infatti io vedete che sono dentro con il mio account, e andare a selezionare cloud, sì, perché noi giocheremo ovviamente in cloud, cioè in streaming gaming. Quindi andiamo a selezionare un gioco pesante tipo Forza Horizon. Ed ecco che parte il missile, ragazzi. Questo è un gioco pesantissimo, è pesante per console, pesante per PC, con una grafica incredibile. Andiamo ad alzare l'audio e per farlo funzionare bisogna entrare in questa schermata qua in alto a sinistra, sui tre puntini, e attivare l'audio. E a questo punto abbiamo l'audio disponibile all'interno dell'impianto della nostra auto. Cioè, ragazzi, se ci pensate è fantastica questa cosa. Facciamo partire una partita. Ovviamente per fare tutto questo bisogna avere una connessione internet performante, quindi una SIM 5G nel telefono, una SIM 5G inserita nel modulo Carlink Kit iBox. E quindi una volta che avremo la nostra connessione performante potremo giocare qualsiasi gioco, ragazzi, all'interno del display della nostra auto. La trovo sicuramente una cosa inutile, ma se ci pensiamo veramente fantastica. E siamo pronti a partire con la Lancia Delta integrale, e siamo pronti a partire con la Lancia Delta integrale nel display della mia auto. Cioè, guardate che spettacolo! È irreale, se ci pensate, qualcosa di eccezionale. Ovviamente c'è un po' di lag dato anche dal joypad, un po' di lag anche dal display stesso, che non ha una frequenza di aggiornamento notevole, ma se ci pensate, ragazzi, questa cosa è assurda, cioè io sto giocando con il controller, veramente tutto questo è qualcosa di incredibile. Guardate che roba. Poi un gioco come questo, che è super pesante da utilizzare, ovviamente la rete internet fa la differenza. Qua io adesso non ho una rete internet super performante, ma il risultato è notevole. Proviamo un altro gioco giusto per farvi capire come funziona il tutto. Quindi possiamo tornare fuori da quella che è la schermata di Forza Horizon e ritornare nella pagina dove potremo scegliere il nostro gioco preferito. Possiamo provare un Dead Space Remake, un gioco anche questo veramente impressionante per la grafica, che è davvero notevole, perché è un remake di un gioco vecchio ma che è stato fatto totalmente nuovo ed è qualcosa di eccezionale dal punto di vista della grafica. E guardate che spettacolo. Ma poi possiamo giocare a FIFA, qualsiasi gioco noi volessimo giocare che abbiamo all'interno del nostro abbonamento cloud gaming, potremmo farlo. Adesso fa la sincronizzazione dei dati, perché ovviamente qua non avevo mai giocato su questo dispositivo in streaming, quindi siamo pronti, ragazzi, a giocare anche a Dead Space Remake. Ed ecco qua, ragazzi. Ovviamente bisogna andare a riattivare l'audio attivato, perché di default sarà disattivato, quindi lo dovremo andare ad attivare, ma una volta attivato sentite che ovviamente è disponibile, è fantastico, cioè vedete, è eccezionale, ragazzi, qualcosa di assurdo, che non serve a niente, ma è troppo affascinante questa cosa. Cioè io sono seduto in macchina e gioco nel display multimediale della mia Peugeot senza nessun problema. Pazzesco, veramente pazzesco, guardate che roba. Cioè, ci rendiamo conto di quello che è adesso la tecnologia? Qualcosa di assurdo, veramente, veramente assurdo. E poi, ovviamente, adesso ovviamente usciamo anche da qua, torniamo nel home principale, esci dal gioco e possiamo tornare in quello che è la schermata di gaming. Ovviamente poi uno può giocare a tutti questi giochi, perché se ha l'abbonamento Game Pass può scegliere qualsiasi gioco tra questi e funzionerà senza nessun problema. Infatti vi ho fatto vedere due giochi molto pesanti, appunto perché se funzionano quelli potete capire che funziona qualsiasi altro gioco in modalità streaming con il Carlink Kit in questo caso.
caso, che ci farà da tramite con il sistema operativo Android al sistema multimediale della nostra auto. Allora ragazzi, cosa ne pensate? Lo so, è una cosa inutilissima, però non potete dirmi che non è affascinante. È davvero incredibile la possibilità che abbiamo al giorno d'oggi nel 2024 di giocare ai giochi di ultimissima generazione per console o per i PC gaming, dove ci vogliono prestazioni incredibili, farlo attraverso il cloud gaming in macchina. Cioè è veramente assurdo questa cosa, inutile ma assurda, e il risultato secondo me è notevole. Ovviamente tutto gira intorno alla connessione internet, ma con la connessione internet 5G lo si fa tranquillamente, e poi vabbè, il controller si connette Bluetooth, quindi non ha nessunissimo problema, e il risultato secondo me è veramente veramente assurdo. Quindi ragazzi, vi lascio qua sotto il link del Carlink Kit nel caso vogliate guardarlo, ma potrete utilizzare qualsiasi altro dispositivo di questo tipo, basta che abbia un sistema operativo installato con PlayStation Store, che vi permette appunto di installare l'applicazione dedicata a quello che è il servizio di cloud gaming a cui siete abbonati. Vi lascio qua sopra anche il video che ho fatto della recensione di lui, il Carlink Kit, perché comunque di questi dispositivi, di lui e di altre marche, ne ho portati veramente tanti qua sul canale, quindi andateveli a vedere un po' tutti se siete curiosi di vedere come sono questi dispositivi, oltre ovviamente a farci giocare in auto. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo test inutilissimo ma super super affascinante l'avete trovato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.